dipinto è un frammento dello sportello di un tabernacolo portatile destinato alla devozione privata. Lo testimonia l'unione di soggetti tra loro diversi, che verosimilmente erano stati richiesti all'artista proprio dal committente. Se l'iconografia del riquadro, col San Francesco che riceve le stigmate, è quella consueta, più singolare è la scena dell'ultima cena, con il dettaglio del San Giovanni che abbraccia disperato Cristo, mentre questi sta indicando Giuda. L'autore del dittico è l'allievo di Giotto noto come Jacopo del Casentino. Originario del borgo di Pratovecchio, Jacopo risulta attivo a Firenze dal 1320 circa fino alla metà del secolo, mettendo in mostra nelle sue opere uno stile molto attento al dettaglio narrativo, come del resto si evince dai riquadri qui illustrati.